Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo 18° episodio della Crazy Locca Pokémon Nero. Nello scorso episodio abbiamo sconfitto Anemone e poi siamo giunti fin qui, fino al Monte Vite, dove ragazzi abbiamo catturato Miss Magius. Miss Magius, del quale vi faccio vedere le statistiche. Guardate signori miei che attacco speciale della Madonna che si ritrova, tralasciando l'attacco che è sotto zero, ma signori miei, anche il moveset non è male, questo qua è davvero un ottimo Pokémon. Detto ciò, vi invito a lasciare un bel mi piace per questo nuovo episodio e un commento rispondendo come al solito alla domanda del giorno. Detto ciò, iniziamo. Mettiamo Miss Magius davanti così almeno lo testiamo subito e entriamo al Monte Vite. Oddio, che voglia, ho già detto che è il monte che odio più in assoluto. E così sarà. Vabbè, andiamo, attiviamo il repellente perché non ho voglia di perdere tempo. Ciao, infame, cosa vuoi? Fammi andare. Creepy, Comor, Crystal. Stavo perlustrando il monte... Ah no, questo è Raffan, attenzione. Stavo perlustrando il Monte Vite e non mi aspettavo proprio di incontrarvi. Siete diventati più forti, mi pare. Davvero? Sentite, avete visto il Team Plasma di recente? Io e gli altri Capo Palestra ci siamo riuniti per capire dove si possano essere nascosti. Ma non abbiamo proprio idea di dove possa trovarsi il loro covo. Sembra che siano stati inghiottiti. Basta. Sì, allora, ragazzi, il Team Plasma, bellissimo. Lui vuole catturarli, ma anche noi. Ciao, Comor, è stato bellissimo. Bene, proseguiamo. Ciao, cosa sei? Pietra foglia, ok, questa qua potrebbe tornarci utile ogni tanto. Comunque, signori miei, oggi mi sono evoluto perché non ho più l'acqua, bensì la cioga. Sì, mi hanno pagato tantissimo. E comunque, eccoci qua al Monte Vite. Ecco perché lo odio, ste maledette passerelle. Allora, uno strumento, sarà una bacca sicura. Roccia direi, attenzione. Roccia direi che non serve a niente se non a evolvere dei Pokémon tramite scambio, ma in questo gioco qua non si può scambiare, quindi che utile. Ok, questa è la febbre del Monte Vite. Non so spiegarmi perché, ma la sua vista mi tra... La sua vista di chi? Ah, del Monte Vite, ok. Ti tranquillizza, pensavo che, diciamo, ti bloccasse, visto che è una vite, le viti servono per bloccare, quindi non, vabbè. Sfidami, uomo. Tra l'altro, ragazzi, non mi ricordo la strada di sto monte. Se sono circondato dalle rocce, mi sento nel mio habitat ideale. Verità o ideali, bianco o nero? Sta di fatto che lo prenderai allegramente nel culo. Oddio, Untail. Ragazzi, allora, se siete d'accordo con me nel dire che questo coso è inguardabile, è abbastanza brutto, Untail, oh, va detto. Poi, pareri miei, è morto. Pareri miei, ma Untail lo trovo veramente brutto. Cioè, in confronto a Gorebis, che invece è un figo. Cioè, è una figa, perché, cioè, oddio, potrebbe essere anche maschio, quindi... Sì, questa cosa qua è sempre stata un po' controversa nei Pokémon. Comunque, cioè, Gardevoir, ma maschio. A parte che forse adesso non può essere... Basta farsi ste pippe mentali. Chubcho, perfetto. Ok, no, non era Chubcho che si era fatto esplodere con... No, infatti era Rhyperior forse. Perché Bella aveva un Chubcho nella scorsa battaglia. Però mi ricordavo che c'era un Pokémon che si era fatto esplodere, che aveva fatto schiattare Joltik. Ci avrai la mamma bigola però. Chi sei? Avere dei Pokémon è naturale, farli lottare pure. Ne vuoi la prova? Sì, mostrami. Cioè, mostrami che hai dei Pokémon, ma non me lo sarei mai aspettato. Beh, Pokémon molto molto semplici comunque, di quelli che si trovano per terra, cioè gli schiacci, dicevo, povero. Cazzo! Sapete che oh, non è proprio un Pokémon semplice da affrontare. E proviamo un Etere Lama? Veleno denti, sono di tipo erba, no? Ok, perfetto, lo reggiamo decentemente. Ottimo. Vuotonda invece quanto ti farà mai? Perfetto. Ok. Ok, calma, devo solo ragionare. Carracosta, tipo roccia, il veleno denti lo regge bene, no? Giusto? Ok, se mi avvelena, lo sapevo, ci avrei scommesso le palle. A me sembra, ragazzi, che quando le mosse non sono molto efficaci, c'è più probabilità di avvelenare. Non lo so, io ho questa teoria. Proviamo un legnicorno per recuperare anche un po' di vita. Lui fa solo veleno denti, questa è un'ottima cosa. Non è molto efficace.
cazzo, allora. Proviamo anche noi un veleno denti. Ok. E oddio, ok, ha delle difese fisiche che fanno cagare, letteralmente. Infatti l'abbiamo distrutto. Ottimo così. Miss Magius livello 39, Carracosta rischia la morte. E allora mettiamo in campo Chaimeko. Chaimeko che andrà a utilizzare uno psicoraggio ignorantissimo che dovrà shottare sto aborto. Rapigiro, perfetto, mi ammazzerai sicuro. Ok, speravo... Jettacuscio, raga, randomizzazione 10 su 10 GN. Jettacuscio ce l'ha anche normalmente. E ci saluta il buon Dwebble. E poi Ampharos. Perché ho scoperto che si pronuncia Ampharos. Già. Sono sconvolto anch'io. Ma si pronuncia Ampharos perché dovrebbe derivare da Pharos, che sarebbe il faro, e Ampere, che dovrebbe essere l'unità di misura della luce. Quindi sì, si pronuncia Ampharos e non Ampharos. Ed è una cosa tristissima. E poi usa ragnatela e io devo concentrarmi sulla battaglia perché porca troia, statico di merda. Statico di merda. Per fortuna che fa solo assistente sto coso, che è stupido. Nel cervello però è stupido, cioè è proprio la stupidità interiore. Ottimo, l'abbiamo devastata. Cioè, oddio, lei se l'è cavata, ci ha fatto un sacco di male. Per fortuna che ho 21 iperpozioni, quindi andiamo a comandare. Minchia, minchia, che rima, basta. Cioè, avete presente Eminem? Ecco, cioè, 10 volte meglio, non so se mi spiego, ecco. Basta sparar cagate, Creepy, basta, prosegui, prosegui, avanza. Non ti fermare, è vero che non ci sono... No, a te ti evito. Oh, perfetto. Mamma mia, che stealth che sono. Anche a te ti evito. L'effetto repellente è finito e lo riattiviamo, non vedo il problema. Se solo fossi in grado di... Ok, perfetto. C'ho un qualcosa davanti agli occhi che... Mannaggia. Ok. Proseguiamo su questa passarella. Attenzione, struzzicadenti. Qua mi sa tanto di qualcuno che... Ecco, io mi ricordavo che c'era un infame. Minatore, perché non vai nella palestra di Anemone, visto che ti trovavi così bene? Ciao, vediamo un po' chi avrai tu. Ippopotas, attenzione. Attenzione, raga, che Ippopotas... Tra l'altro dovrei levare Miss Magius, ora che ci penso. Ippopotas va giù diretto. E... No, non l'avevo già trovato Ippopotas, mi pare. Non vorrei sbagliarmi, però forse non l'avevo mai trovato. Ok, mettiamo davanti a sto punto, direi, Latios. Ah, tra l'altro non ho curato Carracosta, povero. Se la sarà presa tantissimo. Ho curato tutti e poi l'ho lasciato lì con l'avvelenamento. Allora, abbiamo un antidoto per nostra fortuna. Tac, e via. Andiamo da questa parte. E qua sono sicuro che... Beh, Loxball. Sono sicuro che ci fosse qualche strumento nascosto, però ora come ora non mi ricordo. Allora... Sì, vaso antico, perfetto. Anche questi qua, raga, li sto trovando molto ultimamente. Vasi antichi, balle del genere. Ma io dove cazzo sarò? No, io lì dentro, vabbè. Figurati se non devo incontrare l'allenatore. Dategli tempo. Eccolo, l'infame di merda. Il Monte Vite cambia con le stagioni. Io cambio con le lotte di Pokémon, perfetto, mi fa piacere. Cioè, lui cambia praticamente dopo che combatte. Diventa un pilota, poi dopo diventa un ballerino. E poi dopo... Robin, quindi dopo diventa un aiutante di un supereroe. Gligar, vabbè, basta che dobbiamo concentrarci. Forza! Ah già, è vero che di tipo... sono un fenomeno a queste cose. Me lo ricordo, me lo sono ricordato adesso che Gligar è di tipo spettro. Ole, intanto Dragobolide va giù. Vediamo cosa riusciamo a fare... A sto coso. Invece cosa sta facendo? Si concentra al massimo. Sai cosa? Ti concentro una scarica di cazzotti che non hai rancore. Allora uso sassata. Ciao, è stato bello. I punti potenza di sassata sono andati a puttana. Sai che disdetta. Forza. Forza colpo. No, devi stare fermissimo. Forza e ci saluti. Torna all'alveare a fare il tuo miele. Quello che devi fare. Non lo so neanche io. Che cazzo fanno i Beedrill? Cosa? Non sono mica... Maria Roma, non sono mica un'enciclopedia io che so cosa fanno i Beedrill. I giovani d'oggi. Cioè, penso di assumere qualche droga a mia insaputa, perché effettivamente non sono normali questi miei atteggiamenti. Un altro strumento, ti prego. Calamita. Cioè, ho trovato un Magnemite morto, non ho trovato una calamita. Ottimo.
Adesso qua, se non sbaglio, doveva esserci qualcos'altro, tipo, ok. Perché non posso trovare uno strumento buono? E poi nella Soul Link c'è qualcuno di cui non faccio nomi che trova le Master Ball e io invece trovo foglie d'oro, bacche, cose bellissime comunque. Allora, riattiviamo il repellente perché non deve mai abbandonarci lui. Dovrebbe essere attivo for the life. Figurati, era quotato a 0,90, cioè ci perdi i soldi se ci scommetti. Ti arrestano se ci scommetti. Vediamo chi hai. Sunflora, attenzione, perché Sunflora VGC 2018 e sweeperà tutti, cioè gli metterai davanti Archeo Gesù e lui invece riuscirà a batterlo perché è Sunflora. Hashtag Archeo Gesù nei commenti perché Archeo Gesù, ragazzi, praticamente è Gesù che, cioè, avete presente, no? Che secondo la religione cristiana Gesù dovrebbe venire giù a fare la rivelazione. Ecco, Archeo Gesù. Quando Gesù tornerà sulla terra, sarà in forma Archeo Gesù. Ecco, questa qua è la teoria del creepy sulla religione, proprio. Ok, Sunflora, mi hai decisamente scartavetrato le palle, vai via. Livello 39 per Carracosta, ottimo. Uno buono ne chiedo. Adesso io mi giro. Adesso io mi rigiro. Cura totale, ne ho 20.000, ne ho 20.000, c'ho la riserva di cure totali, mi bastano per un letargo e... Carburante. Mi pigliano per il culo. Sta roba qua è tutta roba che io non userò mai. Giustamente, i cumuli di terra che fanno bloccare la ROM. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Ok, usciamo da questa porta qua, spero di essere vagamente alla fine. Ok, mi serve il medico in questo momento. Ma neanche tanto, direi che possiamo pure proseguire. Raga, ovviamente questi qua li affronterò nel caso fuori parte. Però questo qua mi sa che mi tocca. Sto infame panzone sentinella di fianco al sasso. Perché io scavo? Perché tu lotti? Proviamo a scoprirlo. Che pensiero molto profondo. Perché scava. Quindi è profondo. E poi hai uno skitty. Allora io lì mi faccio delle domande. E soprattutto ti faccio un legnicorno sulle gengive. Che madonna, infatti è schiattato male. Grande Carracosta, GG. Vediamo un po'. Oddio, raga, Hitmonchan io lo odio. Cioè, un lottatore con la gonna proprio non lo posso soffrire. Levati dal cazzo. No, di che tipo potresti essere? Ma non lo so, io ti faccio un palombre graffio. Questo qua, finché fai gra. Ok, è di tipo normale qualcosa. E ora ti faccio veleno denti a sto punto. Cioè, più di così cosa posso fare? Perfetto, l'abbiamo preso. Ottimo così. Un altro veleno denti. Finché fa graffio io posso andare tranquillo. Puoi anche farlo 6 volte. Ecco, ad esempio, dinamipugno sarebbe un problema, ad esempio. Che dici? Minchia, se mi prendeva con quel coso lì io... Basta, cioè, potevo anche quittare la serie. Dove cazzo mi trovo? Ok, c'è questo karateka qua. Dai! Osso raro. Ho trovato i resti di un Marowak. Sta roccia qua a muso, ok, non serve a niente. Evitato pure questo, godo. C'è la mamma troia. Non c'è paragone. What else? Mamma troia. Allora, dai, minatore mio, vediamo un po' cosa sei in grado di fare. Raga, io non ne posso più di sti minatori, ve lo giuro. Butter freak e incubo. Sto coso qua è di tipo... è di tipo acciaio. E io ovviamente non ho mosse per far male al tipo acciaio. Colpo di fango è super efficace per 4. Carracosta ti ritiro in un nanosecondo. Dammi solo un secondo. Torna indietro questo robo. Ecco raga, il problema nostro è che abbiamo difficoltà col tipo metallo. Il tipo metallo ci abbiamo delle difficoltà impressionanti. Perché non riusciamo. Siamo incompetenti proprio. Cioè, disastro. Non, ogni nostro Pokémon non ha mosse contro il tipo metallo. Cioè, ho solo lui che mi va di culo che ha pirolancio. Questo qua con colpo di fango ha già rotto le palle, quindi levati. Ok. Ludicolo! Ludicolo! Fai scendere la pioggia, va che minchia fuori c'è un caldo oggi, raga, che non avete idea. Se mi fai scendere la pioggia, se Ludicolo fa scendere la pioggia sarebbe un'ottima cosa. Solo che mi sembra un po' troppo resistente per i miei gusti. Come la mettiamo? Ok, già iniziamo a ragionare. Nemesi. Cioè, né anni, né mesi e né anni.
Non so se mi sono. Cioè, non sono né uno né l'altro, non sono né mesi né anni. Perfetto. Possiamo proseguire. Cioè, in realtà, no, potrei suicidarmi, ecco cosa potrei fare. Ok, il senso. Cos'è sto posto? Non me lo ricordavo. Un PC, qualcosa con cui posso interagire. Il cestino, perfetto. Tra tutte le cose belle che c'erano in questa stanza col cestino, mi fanno interagire loro. Bene. Allora, sì, io mo non me la ricordo mai nella vita la strada. Cos'era qua? Mi sembra un po' troppo antisgamo. Chi sei? Ah, questo qua non era tipo quello che nel dopo Lega mi dava i fossili? Credo di sì. Nel frattempo ho trovato un Ponyta che non sarebbe stato malaccio anche perché si sarebbe potuto evolvere. E comunque riattiviamo il repellente, se no qua io sclero. Non la bizzo a Roma, il repellente. Ok. Vediamo un po' dove finiamo. Ah, ok, questa qua è quella stanza stranissima di cui non ho mai capito l'utilità. Ah, ok, adesso mi sono ricordato l'utilità. È per evolvere Eevee Inglation, credo. Vai con quest'altro strumento, tanto ormai ci ho perso le spe, figurati, ritira. Anche il gioco mi dice ritirati, levati perché non sei in grado. E vabbè, accettiamo il parere del gioco e usciamo da sto posto. Ora la domanda è: quale cazzo è la strada a sto punto? Perché io sono andato qua abbastanza convinto che fosse quella giusta. Quindi mo adesso c'è un problema di fondo. Forse giù di qua? Proviamo, vediamo se qua no, qua non c'è un cazzo. Sì, raga, sto monte qua è un casino. D'inverno mi ricordo che è ancora peggio. Ok, siamo arrivati alla fine. Fermi. Vaffanculo. Bigiulotta, ne ho 26 io di bigiulotta. Ok, e di qua invece dove cazzo si spuntava? Scusate. No, perché adesso c'è la curiosità che m'assale. Bello. Cos'è? L'utilità, raga, quello lì è balcone vista cantiere. Quello per i vecchietti è perfetto. Ci mando su i nonnetti Amur. Ci mando sul capo palestra Amur di sesta generazione e lo metto lì a guardare il cantiere. Sai che goduria. Ok, basta cagate, gentilmente. Proviamo a mettere davanti Miss Magius in questa battaglia, ragazzi, perché se non sbaglio ci dovrebbe essere la battaglia col Team Plasma. Ora, non vorrei sbagliarmi, però dovrebbe essere proprio così. Accidenti, che forza! Ma è una forza che voi allenatori ottenete sfruttando i Pokémon. E sarebbe per questo che voi mirate la liberazione dei Pokémon? Se è quello che volete, fate pure. Ma voi usate la vostra forza per rapire i Pokémon degli altri. Non avete certo nulla di cui vantarvi. Ok, è arrivato pure l'altro tipo che mi sa che sarà quello che devo sconfiggere. Oh, eri qui. Abbiamo trovato quello che cercavamo. Andiamo anche noi alla torre. No, ok, lol, mi sa che non ci sarà da fare la battaglia. Per cambiare le cose non si può fare a meno di usare la forza. Su, presto, andiamo a rapporto da N, il nostro sovrano. Questi qua che spoilerano le cose a caso. Che cosa avranno trovato? Vorrei proprio saperlo. Stanno cercando problemi. Oggi non so leggere. Stanno creando problemi a tutti. È per questo che vogliono diventare forti? A me sembra solo che vogliano fare i seccatori, anche sta frase qua l'ho letta sbagliata. Creep, io rimango qui un altro po'. Sai, pensavo proprio a quello che mi ha detto il campione. Che cosa voglio fare una volta diventato. Usciamo da sta grotta che mi sta facendo impazzire. No, minchia, ciuffetto hipster, levati. Creepy, come sta il tuo Miss Magius? Benissimo, guarda, l'ho tenuto già da una parte e già mi odia. Non sapevo cos'era la torre Dragospira, lo sapevo. Lo sapevo, perché me l'hai detto? Ok, ragazzi, siamo arrivati, appena sto qua si leva, alla city di Mistralopoli. Città onesta. È già Mistralopoli questa, piuttosto, perché. Sì, e allora forse, raga, forse si può fare addirittura una cattura a Mistralopoli. Qua con Surf. Allora, proviamoci, raga, proviamoci. Proviamo a insegnare Surf a un nostro Pokémon. Adesso vediamo chi può impararlo, se c'è qualcuno che può imparare. Minchia, sti cazzi. Tutti che possono impararlo. Allora, lo insegnerei subito a Miss Magius, raga. Levando veleno croce, perché, raga, è fisica e abbiamo visto che l'attacco fisico di Miss Magius va sotto zero. Detto ciò, forse avrò anche un repellente attivo ora che ci penso. Allora, prima allora facciamo una bella cosa. Curiamoci Pokémon. Poi, ragazzi, nello scorso episodio andremo alla Torre Dragospira e ci sarà, credo, uno scontro. No, forse prima c'è la palestra. Sapete che non mi ricordo. È effettivamente un pochino che non gioco a Nero 2. Cioè, prima della Crazy Lock, ovviamente. Ciao. Se attraversi la paludia ti attaccheranno Pokémon selvatici impauriti. Ma paura di chi? Di me? Sono io che devo aver paura di loro perché mi shottano sempre. Ok, forse addirittura non serviva insegnare Surf, infatti.
Cattura di Mistralopoli. Cristo Madonna. Cristo Madonna, che schifo. Io questo in squadra non lo metto. Io non lo metto in squadra, ve lo giuro. Prima di mettere in squadra Pudio dovrete passare sul mio cadavere maciullato e martoriato. Entraci perlomeno, non farmi sclerare. Entra, entra. Porca puttana. Vediamo un po' il tipo. Elettro, basta. No, questo qua l'ho quitto dalla vita. No, ok, allora. Dai, dimmi che magari ti sei buggato e mi segnali cattura del Montevite. Mistralopoli. Me la sono giocata così, ottimo così, benissimo. Ma guarda che è proprio Creepy Stories Best YouTuber 2016. Ok. Sì, no, Budio non lo metto in squadra. Non ci penso nemmeno, anche perché per evolverlo tramite felicità ci vorrà la Madonna. Quindi ragazzi, me la risparmio sta cosa, se posso. Tra l'altro poi nel prossimo episodio ci sarà la cattura alla Torre Dragospira, quindi sti gran cazzi. Niente signori, io spero che questo 18esimo, sì, questo 18esimo episodio della Crazy Lock a Pokémon Nero vi sia piaciuto. Se così vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Rispondete come al solito alla domanda del giorno, mi raccomando, qua sotto nella sidebar. E passate da tutti i social, in particolare da Telegram, che invece troverete in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.